Accomodatevi, solo Grazie. per stavolta, eh! Vedi però sotto i piedi del Duce gli ho messo la stella rossa. C'è anche un simbolo comunista, però gliel'ho messo sotto i piedi. Aprile cademmo in una trappola pazzesca perché avevamo indetto un corteo contro la violenza. Noi chiediamo la manifestazione, viene vietata. Pazienza, chiediamo una piazza per fare un semplice comizio. Quando mancano 4 ore arriva il divieto del comizio di tutti i comizi di Milano, c'era solo il nostro quel giorno, perché stava per essere inaugurata la fiera, ma neanche in Romania, credo, in Bulgaria. Nessuno ci dà una sala pubblica. Il cinema argentino era di proprietà dell'allora segretario giovanile. Lui telefona e dice: mia moglie ha detto che butta il bambino dalla finestra se vi do il cinema, quindi non vi posso dare il cinema. E allora noi decidiamo, ecco la foto, di andare dal prefetto a protestare contro questa cosa, chiedere di farci fare il comizio. Tornano giù, disperati, è morto un poliziotto. Come è morto un poliziotto? Perché quando sono saliti, il prefetto in quel momento riceve una telefonata. Per un partito di destra la morte di un poliziotto cosa significa? Non è immaginabile. Da quel momento la sinistra ebbe completamente nelle piazze il sopravvento. Le uniche violenze un po' gratuite che io ho visto fatte di destra era, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenivano nell'area attorno a San Babila, dove i rossi non potevano passare, così come i neri non potevano andare alla università statale o quella zona lì. Io sono stato espulso dall'università statale nel 68-69, accompagno la mia fidanzata, che era invece iscritto alla statale, mi avevano visto a un'assemblea alla Bocconi dove avevo preso la parola, sospendono la lezione, il professore non dice niente, si fa sospendere la lezione di diritto privato, professore molto famoso peraltro, e mi prendono e a spintoni e altro, ma senza danni gravi, sia me che la incolpevole ragazza, ci cacciano fuori dall'università. È vero che i due principali qualche giorno dopo hanno avuto la sventura di essere incontrati da me e dalla mia ragazza e si sono presi tante di quelle botte che se le ricordano con le mani, schiaffi, niente di più, che se le ricordano ancora, e dicevano: ma non è un fatto personale, era un fatto politico, e questo invece è un fatto personale. Beh! Italiani che non hanno rinunciato all'appellativo di uomini si uniscano al di sopra delle fazioni, al di sopra dei partiti, al di sopra delle divisioni interessate e volute, al di sopra dell'ormai superato, in disuso e troppo a lungo sfruttato fascismo e antifascismo. Nel film Sbatti un mostro in prima pagina appare lei, giovanissimo. Nasce la maggioranza silenziosa. Quella immagine che c'è all'inizio del film è l'ultima delle 3 manifestazioni della maggioranza silenziosa. Ci aspettiamo 2, 3, 4 mila persone, ne vengono 20 mila, senza comizio finale, senza dichiarazioni di nessuno di noi, non parla nessuno, solo una maggioranza silenziosa, appunto. Che si è adunata contro, o per quale motivo? Contro il pericolo che vedevamo di un inserimento del Partito Comunista nel governo italiano. Strano. E contro la violenza che già cominciava a serpeggiare. Questa violenza lei come l'ha vissuta? A parte l'episodio dell'università, ci sono stati altri episodi? Sotto la sede, in via Mancini, angolo 22 marzo. Manco cominciamo che arrivano 300 dall'università statale, si piazzano nel lato di fronte, io metto le bandiere tricolore a terra dicendo: non passerete sui tricolori. A me. E questi non ci passano prima, difatti fanno un lancio di sassi pazzesco. Io ne paro uno col piede, in realtà sulla gamba, mi fa ancora male da allora. Il gruppetto del servizio d'ordine di quei 300, cioè una decina, parte alla carica con le chiavi inglesi gridando: prendi la russa, prendi la russa.
io mi giro sicuro di avere i 40 dietro e quindi io mi ritrovo con tre, mia moglie futura, in quel momento era fidanzata, Antonio Imperatore, che era il mio vice, e un ragazzo di Monza, in quattro, ci giriamo, siamo solo noi quattro, e questi 10 che arrivano con le chiavi inglesi. E lì ho fatto un po', mi sono difeso, ma mi è arrivato un colpo, però il colpo più grave mi è arrivato qualche colpo, mi stava per arrivare da dietro con la chiave inglese, ma mia moglie blocca il braccio, moglie fidanzata, il braccio di questo ragazzo e si prende lei la chiave inglese sulla spalla pesantemente. Dalle botte di piazza di cui ci ha raccontato, poi purtroppo progressivamente si arrivano ai morti. Certo, ma lì è un'altra, è una fase drammatica, ma successiva. Morti ce ne sono stati anche a sinistra, ma non è mai capitato, neanche in questa occasione che io ricordi, che ci sia stata una uccisione di uno di sinistra studiata come Ramelli, come Pedenovi. Cioè i morti di sinistra a Milano sono Varalli che finisce sotto le ruote del carosello delle forze dell'ordine, sono Fausto e Iaio, dicevo. Fausto e Iaio, così le faccio una rivelazione che non ho mai fatto. Noi ci siamo interrogati per capire se davvero potesse esserci, non abbiamo mai trovato nessun elemento, ma quel che è più significativo è che non c'è più un solo caso di omicidio politico che non sia stato sviscerato coi pentiti. Fausto e Iaio no, mi ero però convinto, raccogliendo qualche informazione, sono passati tanti anni, che i due ragazzi abbiano avuto quella tristissima sorte perché stavano schedando, cosa meritoria peraltro, gli spacciatori di droga di Parco Lambro. Mi sarebbe piaciuto poter portare un fiore, e magari non è detto che non l'abbia fatto, a questi due ragazzi, perché sono morti per una cosa che avrei fatto anch'io insieme a loro. Pochi giorni fa è venuto a intervistarmi sul 68. Un giornalista che mi ha detto: guarda, sotto casa tua noi ci abbiamo, perché era di Potere Operaio, non mi ricordo, comunque di un gruppo, ci abbiamo pensato tante volte di venirti a fare la pelle, ma non siamo venuti. Dico: perché non siete venuti? È perché avevi quel cane, avevate paura del cane. Beh, no, è che tra noi c'erano gli animalisti e avevamo paura di fare male al cane. Non ci si può credere, ma mi ha detto così. Cioè il fascista si poteva uccidere, attenti però a non fare male al mio cane, povero Schranz, meno male.